Sui temi del lavoro occorre porre grande attenzione e uscire dalle emergenze. Bisogna finanziare gli ammortizzatori sociali perché scadono a fine mese. Dobbiamo fare un accordo sui temi di lavoro ed Expo. La peggiore precarietà è essere disoccupato. Ricordando Marco Biagi, ha detto che il libro bianco, ogni pagina ha un segno di attualità. Ha evocato anche la necessità di riformare gli ammortizzatori sociali. Qual è quindi l'insegnamento che si potrebbe prendere da questo punto di vista? L'insegnamento è alto perché se quelle scelte le avessimo fatte, oggi sicuramente avremmo un mercato del lavoro più inclusivo e meno esclusivo, perché al di là di tutto con i veti abbiamo milioni di lavoratori che sono fuori dalle tutele. Questa è la dura realtà che abbiamo oggi. Facciamo tesoro delle lezioni di questi anni e traduciamole in azioni concrete. Gli ammortizzatori sociali vanno dati a tutti, vanno estesi a tutti, grandi e piccole imprese, perché oggi il mondo del lavoro è frammentato, ma la cassa integrazione non deve diventare a vita, deve essere un momento per superare una crisi o per permettere di entrare in un circuito nuovo di proposte di lavoro. Questo dibattito, ricordo di Marco Biagi, ha detto il modo migliore è raccontargli quello che non ha potuto vedere in questi anni. Marco Biagi ci è rimasto nella memoria non solo per il tragico epilogo del suo lavoro, ma perché aveva fatto dello Statuto dei Lavori la base del suo impegno. E oggi Statuto dei Lavori significa in qualche maniera, prima di tutto, ricognizione delle forme del lavoro frantumato, delle forme del lavoro intermittente. Vedo che il sindacato fatica a fare questa ricognizione e in molti casi va in fuorigioco. Come dire, in qualche maniera sta perdendo rispetto a una parte dell'universo dei lavori quella capacità appunto di leggere i mutamenti. Penso appunto alle fabbriche intelligenti, oppure al lavoro negli stadi, oppure al lavoro nelle cosiddette fabbriche dell'e-commerce. Purtroppo la tecnologia taglia posti, taglia occupazione, quindi bisogna capire quali sono le realtà che in inglese si dicono labor intensive, nei quali ci sono molti posti di lavoro, bisogna valorizzarle e però bisogna garantire ai ragazzi un percorso di mobilità professionale dentro quelle realtà. Secondo lei invece l'inseguenza che ancora si nota nel mondo del lavoro, che deriva dalla legge Fornero, qual è? Beh, ha creato indubbiamente delle difficoltà agli imprenditori, ha disincentivato, certo, come dire, non esiste la controprova perché poi eravamo in un anno di crisi, quindi no, non si può dire che la caduta dell'occupazione è colpa della Fornero, però sicuramente, perlomeno, sarà eufemistico, non è servita a invertire la tendenza. Importante appuntamento oggi con la stampa estera a Roma del governatore del Veneto Luca Zaia. Si è parlato dell'indipendenza del Veneto, l'intervista.